lasciarti alla ricetta che ha vinto in un sondaggio della community, voglio ringraziare Maria di A Casa di Apicio che mi ha regalato questa crema alle nocciole con cui ho realizzato il pan brioche alla Nutella. Questa nello specifico è la crema alle nocciole dei trappisti, anzi era la crema alle nocciole dato che il barattolo è completamente vuoto. L'ho usata tutta. Questa crema al cioccolato è prodotta dal monastero delle Frattocchie sin dal 1880. Io, Maria, Laura e Stefania ci siamo incontrate quest'estate. È stato un piacere, ragazze, conoscervi e vedervi di presenza finalmente. E ti ringrazio ancora enormemente per avermi donato questa crema alle nocciole e il sale aromatizzato che magari vedremo in qualche altra ricetta. Intanto ti lascio alla preparazione di questo buonissimo e sofficissimo dolce. Nella ciotola della planetaria versa l'acqua a temperatura ambiente, il lievito, lo zucchero e la farina. Mescola fino ad ottenere una pastella liscia ed omogenea. E lascia riposare coperto da un asciugamano per mezz'ora. Dopodiché aggiungi al lievitino gli altri ingredienti, cioè la farina, il latte, l'olio, l'uovo e lo zucchero. Monta il gancio e fai lavorare l'impastatrice per 10-15 minuti. Se non possiedi la planetaria, non ti preoccupare, puoi decidere di impastare il tutto a mano con un bel po' d'olio di gomito, fino a che non avrai ottenuto un impasto elastico. A questo punto lascia lievitare per almeno 2 ore. Quando sarà raddoppiato o addirittura triplicato di volume, come nel mio caso, trasferiscilo su un foglio di carta forno leggermente infarinato. Forma un rettangolo con l'aiuto del mattarello e cospargi la Nutella su tutta la superficie, tralasciando i bordi. Poi arrotola come vedi in video. In seguito taglia ad uno spessore di circa un centimetro e forma delle girelle, arrotolando il filoncino su se stesso. E adagiale in una tortiera del diametro di 24 cm rivestita di carta forno. Fai lievitare nuovamente per 1-2 ore e cuoci nel forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Appena sfornerai questo pan brioche, si sprigionerà nella tua casa un buonissimo profumo tipico dei panifici e appena ne preleverai un pezzo sentirai che nuvola è questa brioche farcita. Un vero peccato di gola da concedersi al mattino per una ricca colazione e perché no anche per merenda. Ti ho fatto venire voglia? Scrivimelo nel tuo commento ed iscriviti se hai gradito la ricetta. A presto!